di tutti noi, anche vostri, delle vostre tasse, è passata in 20 giorni. Quando poi si parla di legge sul conflitto di interessi, prima hanno dato la colpa a Berlusconi, come oggi danno la colpa alla Costituzione. Non è passato il conflitto di interessi perché Berlusconi non voleva. Poi finiscono loro al governo, ma comunque il conflitto di interessi non viene approvato. Perché? Perché la Boschi ha conflitti di interessi, perché la Guidi ha conflitti di interessi, perché il governo Renzi ha un conflitto di interessi ambulante. Allora il problema non è il bicameralismo perfetto, ma la volontà politica che c'è all'interno di quel palazzo. E come si può sbloccare quel palazzo? Scusate, sarà banale, ma in un unico modo: mandandoli via, mandandoli via. Finché ci saranno questi soggetti, ci potranno essere le manovre più veloci del mondo, ma le leggi utili ai cittadini e non utili alla partitocrazia non passeranno. E questo è il concetto. E si è visto 2 settimane fa, quando abbiamo portato una legge in Parlamento per il taglio degli stipendi dei parlamentari, e neanche l'hanno votata. Cioè, questi democratici, attenzione, questi democratici, che sono costretti a mettere il nome democratico nel loro simbolo, altrimenti non ci crederebbe nessuno. Questi democratici che giudicano democrazia solo se il voto del popolo coincide con i loro gradimenti, altrimenti non è democrazia ma populismo. Questi democratici che pensano che il referendum sia utile strumento di partecipazione democratica solo se gli esiti dei referendum li soddisfano, altrimenti sono pericolosi strumenti in mano ai populisti. Questi democratici come Giorgio Napolitano, che da 63 anni campano con la politica grazie al suffragio universale, e oggi che il suffragio universale fa vincere alcuni che non gli piacciono, iniziano a mettere in discussione il suffragio universale. Questi democratici, secondo voi, anche avendo a disposizione fantomatiche misure per velocizzare l'iter legislativo, e non lo è questa riforma costituzionale perché produrrà caos e 11, forse 12 modi di produrre le leggi in maniera differente, secondo voi questi falsi democratici, così antidemocratici che neppure sanno di essere antidemocratici, potranno mai portare avanti delle leggi che servono alle imprese in Val d'Aosta, ai cittadini in difficoltà, ai pensionati che campano con 4 lire, secondo voi lo faranno? No. Perché sono cattivi? No. Perché non rispondono al popolo, perché non sono più eletti dal popolo. Rispondono esclusivamente a partiti politici che oggi sono SPA. I partiti politici sono società per azioni con grandi finanziatori che li controllano, e a loro volta il partito politico controlla il parlamentare con la nomina, cioè a te ti comporti bene, ti nomino e ti garantisco una poltrona a 13.000 euro al mese. A te non ti comporti bene, a te non ti nominano. Questo è il punto politico importante da capire. E noi possiamo rinunciare al diritto costituzionale di scrivere un nome e un cognome, di votare tutti i deputati e tutti i senatori in cambio di esigui risparmi paragonabili a un caffè all'anno ad italiano, perché questi sono i risparmi. Immaginate che venisse qui oggi la Boschi o Verdini o Renzi e vengano noi a dirci: in cambio della possibilità tua di votare, io ti offro un caffè all'anno. Che cosa gli direste? E allora per quale motivo qualcuno deve votare sì a questo referendum? Per quale ragione? Perché veramente il problema in Italia è il bicameralismo, che, se non sbaglio, c'è uno studio del professor Cassese, anni 90, ecco, i giornalisti, gli intellettuali, gli opinionisti, gli analisti, quelli che hanno sempre ragione prima però non ci azzeccano mai niente dopo, potrebbero fare uno studio per verificare quante leggi ci sono attualmente in vigore in questo paese, perché lo fece il professor Cassese negli anni 90 e pare che in Italia vi siano dalle 100.000 alle 150.000 leggi in vigore, quando in Germania c'è 7.000 e in Francia 5.000. Quindi il problema in Italia non sono le poche leggi, ma le troppe leggi di merda, scusate questo termine. E le leggi saranno così pessime fino a che i politici nominati dai partiti, che a loro volta rispondono ai grandi interessi finanziari dei loro finanziatori, li nomineranno. Questo significa che votare il popolo italiano non si possa mai sbagliare? Certo che si può sbagliare, come tutti i popoli del mondo, ma si sbaglia democraticamente. Potrà votare il popolo italiano un senatore che poi si dimostrerà incapace, ma magari non verrà più rivotato. Costoro invece prendono e li rinominano, e soprattutto li pescano tra i consigli regionali, li piazzano appunto in Senato. E secondo voi chi sceglieranno? I più meritevoli? Secondo voi è
accettabile ritenere che Renzi, Berlusconi, Salvini, partiti politici spulcino i curricula dei consiglieri regionali e eleggano senatori, scelgano senatori della Repubblica e consiglieri regionali con i curricula più migliori? No, sceglieranno due categorie. O i più fedeli alla linea del partito, quelli che staranno zitti e diranno signor sì ad ogni diktat del partito, oppure sceglieranno quelli che hanno problemi con la giustizia, perché gli verrà garantita l'immunità parlamentare. L'immunità non è l'insindacabilità sulla quale possiamo pure discutere. Io sono un parlamentare e ho l'insindacabilità delle mie opinioni espresse nell'esercizio delle mie funzioni. Cioè, sto alla Camera dei Deputati, faccio una denuncia molto pesante contro la Goldman Sachs, la Goldman Sachs non mi può denunciare perché devo avere una tutela, perché rappresentando il popolo italiano ho il diritto di andargli giù duro. Questa si chiama insindacabilità e su questa ne discutiamo, non è per forza sbagliata, non lo considero un privilegio, ma che io sono un parlamentare e per essere arrestato, perquisito o intercettato debba esserci un voto della Camera mia di appartenenza, cioè i miei colleghi in conflitto di interessi devono votare a favore o contro la possibilità che io venga arrestato, perquisito o intercettato, questo è uno sceno privilegio, perché se sei un povero Cristo che rubi una mela in un supermercato finisci magari in galera. Se sei un parlamentare della Repubblica e ti sei fottuto 2 milioni di euro di tangenti, magari senza un voto della tua Camera d'appartenenza non puoi finire in galera. È questa che va eliminata l'immunità. E sappiate, perché sono subdoli, che qualora passasse il sì, i futuri senatori, non eletti ma scelti dai partiti politici nei consigli regionali, loro potranno votare le future riforme costituzionali. Cioè, non è vero che questo Senato non conterà più nulla, perché se non contasse nulla allora era molto meglio abolirlo del tutto. Invece non hanno abolito il Senato, hanno abolito la scheda elettorale, perché gli fa paura il cittadino che vota e che sceglie. I futuri senatori potranno votare le riforme costituzionali. Io ho girato tutta l'Italia quest'estate e lo stiamo facendo oggi con i treni. Vi assicuro che le tre riforme che ci hanno chiesto la maggior parte dei cittadini costituzionali sono le seguenti. Abolite l'immunità parlamentare. Non vogliamo che un politico, per essere arrestato, debba aspettare il voto della Camera. B. Inserite l'obbligo di dimissioni per i politici che vengono eletti con un partito e poi vanno in un altro. Tu puoi cambiare partito, ma ti dimetti. Lo vedete che fa? C. Togliete il pareggio di bilancio in Costituzione inserito da Monti, che impedisce un paese di fare una spesa espansiva che possa rilanciare l'economia. Sappiate che queste, che sono le tre modifiche alla Costituzione più gradite e fanno parte del programma del Movimento 5 Stelle, per passare, qualora dovessero passare sì, necessiteranno di un voto favorevole di un Senato nominato dai partiti, e ce li vedete dei senatori che non rispondono al popolo italiano ma ai partiti che li nominano, ai quali gli è stata affidata l'immunità parlamentare, votare per togliersi l'immunità parlamentare magari durante un loro processo penale. Ce li vedete? Lo vedete che questa è stata, sono furbi, un'assicurazione sulla loro permanenza politica, sulla loro permanenza nella politica. Io sono convinto che loro, avendo messo in conto che prima o poi il Movimento 5 Stelle governerà questo paese perché cresciamo, si cautelano, inserendo queste modifiche costituzionali dicendo, dato che questi del 5 Stelle, i grillini come ancora ci chiamano, quel che dicono fanno, questi quando arriveranno al governo queste riforme le porteranno avanti. Meglio garantire che per farle passare debba votare questo Senato che è controllato da noi. C'è una regione dove il Movimento 5 Stelle governa? Una, siamo nati da poco, ancora non ce n'è nessuna di regione. Però loro hanno scelto come futuri senatori proprio i consigli regionali e noi molti consigli regionali ancora non ci siamo. Per esempio non siamo in Sardegna, in altre regioni, l'hanno fatto apposta. Per togliere alla forza politica oggi, molto probabilmente più forte, probabilmente la prima forza politica del paese, la possibilità di essere maggioranza in Senato, come diceva prima Vito Crimi. Qualora il 5 Stelle dovesse vincere alla Camera, vedrete che il Senato bloccherà qualsiasi cosa che proporrà il 5 Stelle. Qualora dovesse vincere alla Camera il PD, il Senato è come se scomparisse. È questa l'enorme, diciamo anche demoniaca,
intelligenza di un sistema che cerca appunto di tutelare se stesso, ma l'hanno sempre fatto. Ma scusate, non tutela se stesso il sistema quando ha rieletto per la seconda volta presidente Giorgio Napolitano? Non lo fa quando appunto cambia la legge elettorale non per ridare ai cittadini la possibilità di esprimere un nome e un cognome, ma perché i sondaggi gli dicono che perderebbero con i 5 Stelle? Ma non è Renzi che ha portato avanti l'Italicum dicendo è la migliore legge del mondo, tanto è vero ci ha posto la questione di fiducia, che significa? Che quando un governo mette la fiducia su una legge, significa che ci mette la faccia, come a dire, questa è la legge fondamentale, non voglio neanche che si cambi di una virgola, o la date così com'è perché è la migliore del mondo, oppure il governo cade, questo significa voto di fiducia, l'ha posto sulla legge elettorale, prima di lui l'aveva fatto solo Mussolini nella storia della Repubblica Italiana, la legge è passata, e oggi che si rendono conto che nonostante questa legge fatta contro il 5 Stelle, il 5 Stelle forse al ballottaggio potrebbe vincere, provano a cambiarla, e questi sono i democratici, cioè ci fidiamo di questa gente che cambia le regole del gioco, non pensando agli interessi del popolo italiano ma degli interessi di partito di bottega, e questi si avvicinano alla Costituzione, questi li dobbiamo tenere a chilometri di distanza dalla Costituzione, non perché non si possa cambiare, noi ve lo diciamo prima delle elezioni, noi vogliamo fare alcune modifiche della Costituzione, qualora doveste o voleste votare il Movimento 5 Stelle sappiate che noi toglieremo l'immunità parlamentare, inseriremo come nella Costituzione in Portogallo l'obbligo di dimissioni per i Volta Gabbana, per i cambi casacche, e toglieremo il pareggio di bilancio in Costituzione, se volete votate 5 Stelle sapendo che questa è la nostra linea politica, altrimenti votate gli altri, ma chi è che nel 2013 del PD è andato a chiedere i voti per l'Italia dicendo qualora dovesse vincere il PD noi vi toglieremo la possibilità di eleggere i senatori, l'affideremo soltanto ai partiti politici e regaleremo l'immunità parlamentare a consiglieri regionali e nominati dai partiti politici, chi? Lo vedete che vogliono affidare alla Costituzione le loro responsabilità? Oggi Renzi fa finta di fare l'antisistema, l'antieuropeista. Il guru di Obama, Jim Messina, questo genio assoluto, mi ha suggerito togli la bandiera dell'Unione Europea da dietro quando fai le tue dirette Facebook, perché così magari il cittadino arrabbiato ti vota di più. Cioè ci trattano come dei cretini, cioè che votiamo in base alla bandiera che c'è dietro Renzi quando parla delle dirette. Pensate qual è l'opinione che hanno del popolo questi soggetti antidemocratici. Incredibile. Come? Che dici? E non tutti, perché in Italia, c'è un sacco di problemi, però oggi se c'è una forza politica che ogni giorno è causa di frustrazione del Presidente del Consiglio che ci nomina, ieri ha fatto la diretta, non parlando di Trump, di Putin, della geopolitica, perché comunque piaccia o non piaccia, ieri c'è stata un evento estremamente comunque nuovo, clamoroso nel mondo intero, tutti parlano di Trump, di quelle elezioni, no, il Presidente del Consiglio fa una diretta e ha parlato esclusivamente del Movimento 5 Stelle, cioè è un frustrato, ma se non è iscritto al blog vota, pure lui clicca, io me l'immagino la sera che si legge il post di Beppe, li condivide da un account Facebook fake. Io, è così, guardate che questa gente, noi la frequentiamo, ahimè. Pensavamo prima di entrare in Parlamento che fossero questi personaggioni, Cavour, Mazzini, Giolitti, no, anche culturalmente, non so, ci sono persone abbastanza oneste, magari Cooperlo è una persona anche onesta, però a che ti serve l'onestà se poi ti fai comprare per un piatto di lenticchie ogni qualvolta appunto il Presidente e dai penultima atom alla tua maggioranza. Questa è la minoranza del PD. Oggi fanno quelli che stanno per il no al referendum, ma questo è il giochetto del poliziotto buono e del poliziotto cattivo dei film americani, che stanno d'accordo, perché provano, continuano a provare magari a prendere dei voti di alcuni cittadini che si sentono del PD dentro perché pensano che il PD abbia qualcosa a che fare con Berlinguer, non ha più nulla a che vedere con Berlinguer, e lo votano dicendo a me Renzi mi sta antipatico, però Bersani è per il no. Ma hanno votato tutte le schifezze portate avanti dal Partito Democratico. Tutti opponi con il voto in aula, e noi vorremmo essere giudicati in quel palazzo esclusivamente per i voti che portiamo avanti in aula. Sappiate che dopo 3 anni non mi vergogno di nessun voto che ho fatto in aula, e per quello camminiamo a testa alta o giriamo l'Italia nei treni regionali senza scorta. Ora, da una parte c'è Jim Messina
con le sue straordinarie idee, la macchina organizzativa, i milioni di quattrini di soldi nostri, dei rimborsi elettorali, le televisioni, i giornali, quasi tutti convertiti al pensiero dominante. Dall'altra parte c'è questa piazza, fredda, stupenda, c'è dei treni regionali, ci sono dei parlamentari che girano, c'è la rete, ci sono dei volontari, c'è tanta passione, ma è dal primo giorno che va avanti questo, è dal primo giorno che ci insultano in ogni modo, ci trattano come se fossimo dei coglioni entrati in Parlamento, vi ricordate gli inesperti? Oggi gli inesperti li hanno vinto a Torino, li hanno vinto dopo hanno vinto a Roma, rappresentano il nemico pubblico numero uno della partitocrazia. Noi siamo questo e vi chiediamo una mano, ma io vedo che arriva, perché non ci credono più a certe balle la maggior parte dei cittadini. Oggi ho conosciuto qualche signora in treno, erano renziani, mi dicevano perché oggi siete qui in treno, che è giovedì, potevate farlo il fine settimana. Io spiegargli, guardate che da quando ci stanno queste riforme, questo Parlamento, il Parlamento lavora dal martedì pomeriggio al mercoledì sera, e noi piuttosto che stare lì dentro a votare delle leggi che tanto vengono decise dal governo, a vedere i parlamentari della maggioranza spingere un bottone avendo l'indicazione dal governo senza neanche leggere le leggi, o stare in una Camera che neanche vota la legge sul dimezzamento dei loro stipendi, la rispedisce in commissione, una legge che piaccia o meno ci ha fatto avere 9 milioni di voti nel 2013 e l'abbiamo portata in aula. Io piuttosto che stare lì giro l'Italia, faccio dei collegamenti televisivi, gliele dico di tutti i colori, con educazione, come l'altra sera con Scalzi. Anche perché alle volte basta lasciarli parlare, non devi fare nulla. Nulla. Devi solo comprare popcorn e basta. Solo questo. Giriamo le piazze, parliamo con tutti. Carlo Sibilia con la mantella giù fermava le macchine. Fermavi, io sono un parlamentare pubblico, la gente non si credeva. C'era qualcuno del PD, lo voleva mettere sotto. Siamo questi, dal primo giorno. Dobbiamo essere istituzionali nelle ambasciate, siamo istituzionali. Incontriamo leader del mondo, incontriamo ambasciatori, non c'è nessun problema, siamo persone per bene, preparate, che hanno studiato, laureati, abbiamo titoli accademici, siamo questo, sono gli altri. Vedete com'è il mondo alla rovescia? Io leggevo alcuni giornali, il Corriere, Repubblica, attaccavano gli americani dicendo Trump ha vinto con il voto delle donne non laureate. Tra l'altro anche classismo, ma come ti permetti? Cioè le donne non laureate andavano bene quando votavano Obama, ma oggi diventano ignoranti se votano Trump. Ma come ragionate? Poi pensavo, ma si sono mai dedicati alle donne non laureate, per esempio i ministri della salute come la Lorenzin che non sono laureate? Si sono mai dedicati a questo? La gente non li sopporta più, l'intelligenza, gli intellettuali che non ci hanno capito nulla, gli analisti che sbagliano tutto ma continuano a fare le previsioni. Oggi coloro che non ci hanno, prima in TV, coloro che non ci hanno capito nulla delle elezioni americane mi chiedevano e si domandavano e davano la risposta su l'eventuale connessione tra l'elezione americana e il referendum costituzionale. E lei che ne pensa? Io ho detto siete voi o gli opinionisti, tra l'altro, che non sbagliate mai nulla. Cioè trattano i cittadini come se fossero dei cretini che votano guardando la bandiera appunto dietro Renzi, non votano secondo quel che è accaduto nel referendum nordamericano. L'epoca di questa paura è finita, non ce l'avevano detto, Brexit crollerà tutto, non mi pare, ora sono passati quanto tempo, non mi pare che sia, ci avevano detto pure Trump chissà che succederà, lo provano a dire anche con il referendum costituzionale, se dovessero vincere no, cavallette, piaghe d'Egitto, qualsiasi, no! Resterà la Costituzione del boom economico del 50 e degli anni 60, che è un'ottima Costituzione che si può migliorare, ma non lo può fare Verdini, Napolitano, Boschi e non lo possono fare le banche d'affari che sono le reali mandanti delle riforme costituzionali. Semplice! Ora vi chiediamo di, tra l'altro il freddo aiuta, di andare a moltiplicarvi. Conoscete voi le modalità? Fatelo! Ognuno può diventare un piccolo organo di informazione, una piccola TV, un piccolo giornale, ognuno può fare passaparola, iniziare a dire che per esempio non c'è il quorum, non è come il referendum delle trivelle, che non andando al voto qualcuno che magari era contrario l'ha fatto saltare, no! Questo referendum, essendo un referendum costituzionale, non ha il quorum, significa che se va a votare solo una persona, Verdini, decide solo lui, eviterei, no? Per cui facciamo passaparola,
facciamole capire che non siamo un popoluccio che si accontenta di un caffè all'anno in cambio appunto della privazione di un diritto di scegliere i senatori e parlamentari. Iniziamo a rivendicare la nostra sovranità. Sappiate, con il 5 Stelle al governo noi faremo una prima cosa molto semplice: voglia risparmi, dimezzamento di tutti i parlamentari, Camera e Senato, e dimezzamento di tutti gli stipendi dei parlamentari. A voglia risparmi, e si fa in breve, basta averci volontà politica. Si possono eliminare i vitalizi. I vitalizi quanto sono odiosi anche qui in Val d'Aosta, odiosi. Eppure perché non li dicono in campagna elettorale che li vogliono abolire e non li aboliscono? Perché sono soltanto bugiardi? No, perché non possono abolire qualcosa della quale usufruiscono, e questo è il punto. Hanno le mani legate, qualcuno anche veramente con delle manette, altri filosoficamente. Voi ridete, dite ah, populista. Guardate che prima dell'estate è stato arrestato un senatore, un collega di Vito Crimi, senatore Caridi, considerato dalla procura antimafia un dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta, è stato arrestato grazie al voto del Senato. Questi sono alcuni senatori. E alle volte dico a mia madre: vado, dove vai oggi? Al lavoro, in Parlamento. Stai attento. Mi dice. È vero. È vero. A 12 metri da noi, da me, è seduto Luigi Cesaro, detto Gigina Polpetta, autista del fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, ve lo ricordate? L'ottavo nano, Cutolo. Questo è un deputato della Repubblica. Alle volte vedi il posto vuoto. Quando hanno arrestato Galan, presidente della Commissione Cultura, è rimasto in carica per molto tempo, prendendo quattrini come parlamentare e come presidente della Commissione Cultura, arrivavano le delegazioni degli altri paesi europei, delle altre commissioni cultura, arrivavano e domandavano magari ai vicepresidenti: ma il presidente dov'è? E loro facevano i vaghi: oggi non è potuto venire. Anche noi, guardi, presidente magari della Commissione Cultura croata, non è che non è potuto venire, proprio non può venire perché si trova in carcere per corruzione, gelo, no? E poi venivano da noi vicini i deputati di questo galanno del PD dicendo: però perché dovete dare queste informazioni? Cioè, eravamo colpevoli noi che dicevamo che uno di loro era in carcere per corruzione e non loro che ci hanno corrotto in casa. Il mondo alla rovescia, è questo, il mondo alla rovescia descritto dai media, dove accusano quelli coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio in vita loro, accusano noi che ce lo tagliamo di tagliarcelo troppo poco. È vero o no? Ma ditemi se fa. Ma tu hai speso troppi soldi tu, ma fallo pure tu. Rendi conti, però puoi parlare quando dai tuoi stipendi tiri fuori ad oggi 19 milioni di euro e ci aiuti le piccole e medie imprese. Quel giorno potrai parlare, fino a quel giorno devi stare zitto, imparare e ringraziarci che noi miglioriamo la democrazia anche al posto tuo, perché se oggi in Italia c'è un movimento che, guardateci, gira le piazze senza intermediazione, è perché il Movimento 5 Stelle ha incanalato una giusta rabbia dei cittadini in un percorso democratico e partecipativo sano. Questa è la verità. Noi siamo questi, le persone che giovedì sera si prendono il freddo in questa piazza d'Aosta e ci crediamo nella democrazia. Noi siamo innamorati della democrazia e anche innamorati del giornalismo vero. Noi non ce l'abbiamo con i giornalisti perché li odiamo, ma perché gli vogliamo troppo bene, a loro e alla loro professione. E ci arrabbiamo quando vediamo che si sono venduti ad un sistema, magari anche loro, come alcuni parlamentari, per salvaguardare un posto di lavoro, e sono costretti a mentire perché vengono pagati da alcuni giornali dove dentro ci sono finite magari le stesse banche d'affari che sostengono i partiti politici. È questo il sistema, è questo. Noi lo sappiamo. Come? Cioè, assolutamente. Noi questo siamo. Vi chiediamo una mano. Sappiate che da soli non ce la facciamo. Un politico viene in piazza, ci viene in campagna elettorale la settimana prima di prendere il voto, magari dice: se mi voti ti prometto che... poi sparisce dopo. Noi vi diciamo, e lo diciamo da sempre, che da soli non ce la facciamo, che i diritti si combattono, per i diritti si combatte tutti assieme, che la sovranità è come una pianta che va annaffiata, e quando smetti di annaffiarla per distrazione, per accidia, perché sei un fatalista, perché speri troppo nell'arrivo del salvatore della patria, non ci stanno i salvatori della patria, non lo è Roberto Fico, non lo sono io, non lo è Carlo Sibilia, non è la Carinelli, nessuno è salvatore della patria tra di noi. Siamo cittadini normali che hanno smesso di sperare, perché la speranza è una fregatura.
lo diceva Monicelli, una fregatura, io non spero. Se dovessi sperare in spagnolo, sperare ed aspettare, si dice nello stesso modo, è sperare. Chi aspetta o chi spera fa una cosa sola, sta ferma. E noi non vogliamo stare fermi. E voi stasera avete spento la TV, siete usciti, vi siete alzati da divani, siete venuti qua. Sapete che quando c'è il popolo 5 Stelle le piazze sono più che tranquille, tanto è vero, i carabinieri che ringrazio non si mettono qui tra parlamentari e cittadini, ma si mettono dietro, magari per applaudire e non farsi vedere. Forse. E li ringrazio, a Roma ci hanno dato certe soddisfazioni i carabinieri, sono loro che hanno scoperto Mafia Capitale, che hanno ripulito il PD, mica il PD. In questo mondo fatto veramente, quest'Italia fatta alla rovescia, io descrivo questo paese girando, un paese fatto al contrario, ripeto, dove chi non si taglia mai gli stipendi accusa quelli che si tagliano di tagliarsi di più, oppure il paese dove dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è qualcuno che si scandalizza per il cazzo. È così, no Stefanino, siamo in diretta, quanta gente c'è? Più di 4.000 persone, voi state al caldo lì, eh? Mia madre mi dice la prima cosa che mi avrà detto guardandomi cosa, perché ti sei tolto la giacca? Vi ringrazio, quindi ce la possiamo fare, condividiamo le dirette, domani siamo a Tivasso, a Novara, la sera a Monza, gireremo tutta l'Italia, è Davide contro Golia, però un popolo sovrano che non abbassa la testa è più forte di questi personaggi non eletti da nessuno, che va davvero con un voto di orgoglio, possono finire nell'oblio della storia. Grazie a tutti, viva Osta, viva l'Italia, viva la Costituzione della Repubblica e pure viva il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti, buonanotte.